è un colore che trasforma. Questo è stato l'importanza che oggi c'è nel mondo di imparare a curarsi da soli. È proprio nuovo, proprio mio, di Indaco Body, perché qua si trasforma insieme con tutto ciò che è il nostro vissuto. Questo percorso è stato creato circa 9 anni fa. Le persone che lo stanno praticando stanno riuscendo con manovre semplicissime, perché non ho questo percorso personalizzato, che parte dal generico per arrivare a quello specifico della guarigione. Bene. Per riuscire a comprendere ci sono 3 livelli. Da un livello a un altro bisogna fare perlomeno 5 stage nell'arco dell'anno. Tutto un percorso per chi è principiante soprattutto dura circa 3 anni. Ci sono tantissime tecniche olistiche adesso, no? L'omeopatia, l'acupuntura, lo shiatsu, tutta una serie di tecniche che anche noi facciamo per il nostro studio. A un lavoro di autoanalisi, di introspezione, lasciano che tu ti trovi, non saranno mai perfetti. Ormai le varie conoscenze millenarie, molte di queste, sono già obsolete, sono passate. Una di queste era anche la legge dei 5 elementi, su cui si basa la cultura cinese, la medicina tradizionale, non cinese. Ormai è sorpassato, perché lì non c'è l'etere. L'etere è importantissimo e comunque è tutto intorno a noi. Quindi ecco perché vi dico, però se uno non lo sa, non lo conosce, bisogna partire da lì, no? Nel primo livello si vedrà anche questo, tutta la legge di controllo e di nutrimento, è continuo nella nostra esistenza. La madre, il figlio e la terra, una madre universale, madre di tutti noi, la nostra grande terra, che si è sofferta. Anche questo mi ricordo, una coscienza che cresci anche per salvare, riciclare, questa è coscienza. Aiutare la natura a purificarsi, così ci purifichiamo anche noi. È tutto un percorso continuo. E la terra controlla l'acqua. L'acqua controlla il fuoco. Il fuoco controlla il metallo. E il metallo controlla il legno. Il legno invece va a controllare la terra. Quindi, questi sono meccanismi di noi, ne facciamo parte tutti i giorni.
muovendoci, noi sviluppiamo una maggiore capacità e tutti gli altri sensi sono più attivi. Perché togliamo uno, gli altri si attivano di più. Quindi è più la sensibilità aumenta tantissimo il tatto. Quindi quello che vi dico, andiamo a fare un lavoro di autoanalisi profondo. Se volete il mio sostegno, sicuramente ci sarà un grande scambio, quindi ne avrò il vostro, e insieme potremo crescere.